Tre libri, va bene? Allora, vorrei consigliare questi tre libri che in qualche modo hanno segnato il mio percorso di ricerca. Il primo è John Dewey, Art as Experience, il secondo è Martin Buber, Between Man and Man, e il terzo è Laboratory Life di Bruno Latour. Sono tre saggi di studiosi di diverse discipline che di fatto hanno segnato un percorso per me importante, proprio rispetto anche all'interdisciplinarietà e alle possibili sovrapposizioni tra arte, sociologia e filosofia. E sono tre autori fondamentali perché mi guidano continuamente nelle scelte etiche ed estetiche. E sono tre libri che consiglierei a tutti gli studenti che decidono di fare arte. È chiaro che per me sono particolarmente di ispirazione proprio perché mi hanno aiutato a mettere a punto una metodologia di lavoro che con gli anni ho messo a fuoco, però credo che chi studia arte oggi, mi rivolgo agli studenti, non debba fare riferimento solo a libri di testo che hanno a che fare con la storia e la critica d'arte, ma debba soprattutto attingere a discipline differenti che possano mostrarci, come guardare al mondo con maggiore consapevolezza. Questa è la parte dei saggi, poi c'è la parte dei cataloghi, la parte dei testi. Insomma, cerco di tenere tutto abbastanza. E questo anche è importante, Martin Buber. Le ho scoperte quando ero all'estero, in realtà fuori dall'Italia, negli Stati Uniti, e mi hanno accompagnato a lungo in tutta la ricerca di questi anni. Però sì.